Le voleva però dire Ma una cosa che io ho sì, volevo interrotto dire solo una brutalmente, cosa, prima. che ho seguito il discorso che faceva Romeo sui piccoli, il vostro Sì. servizio. Questa attenzione alle piccole e medie imprese, che è giusta, in alcuni casi secondo me è un po' retorica da parte della Lega, non deve però far venir meno la responsabilità che il governo ha su alcune grandi crisi industriali, perché l'ILVA è un punto e mezzo di PIL nazionale e non è che se si pensa ai piccoli, ma non ci si mette d'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle su cosa fare sull'ILVA, va tutto bene. Non è Certo. così. La stessa cosa per Alitalia, la stessa cosa per i 158 tavoli di crisi che sono aperti sul Al tavolo del Mise, ministro sì. Di Maio. Insomma, non ci prendano in giro, insomma, con la retorica dei piccoli come se risolvessero tutti i problemi dell'economia No, a questo italiana. proposito ricordo che oggi, mi pare 4 luglio, c'è l'incontro tra Di Maio e la proprietà, la nuova proprietà ex Ilva, ArcelorMittal, oggi, e vediamo naturalmente dopo le dichiarazioni muscolari di entrambe le parti cosa succederà a proposito dello scudo penale. Vediamo, vediamo, perché il 6 settembre sennò Beh, potrebbe essere una anche qui catastrofe, è molto semplice. La Lega ha detto che va rimesso lo Sì, la scudo, Lega l'ha detto cioè che chiaramente. la nuova proprietà non può essere responsabile di quello che hanno fatto i proprietari Non c'è precedenti. dubbio. E la Lega e il Movimento 5 Stelle dice di no. E quindi è uno di quei casi dove va benissimo la retorica, gli annunci, il futuro, tutto quello che continuano a dire, ma devono mettersi d'accordo pensando ai dati Vediamo, oggettivi dell'economia vediamo come reale. i due partner di governo, a proposito di questa questione, anche a proposito dell'Alitalia, che è un altro grandissimo tema, per non parlare della revoca, ad Autostrade per l'Italia della concessione, vediamo che cosa succede.